alla testa, quella vittoria che purga la chioma, che schiava di Roma, il mio lacrimo. Siamo pronti a morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Sulle note di Vola Vola, la melodia abruzzese per eccellenza, legate all'inno nazionale, è stato tagliato il nastro del rinato Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il palazzo, riportato allo splendore originale, quello del 1888, quando fu realizzato in occasione dell'esposizione regionale, è oggi un esempio di sicurezza, oltre che di bellezza. La moderna vetrata artistica che cromatizza l'ampio atrio bianco, la galleria di capolavori abruzzesi che affaccia sul giardino d'inverno, la preziosa biblioteca ricavata nei muri originari e la tecnologica sale poggea sono ambienti dell'impianto strutturale basato sugli isolatori sismici che consentono di far muovere la struttura in caso di scossa di terremoto. Gli isolatori sono stati testati con ottimi risultati durante il terremoto di Amatrice, occasione in cui la struttura non ha subito alcun danno. È un impegno che io ho preso il giorno del mio insediamento di fare questo dono alla città dell'Aquila, capoluogo di regione. Una grande fatica è stata compiuta, adesso la fatica per quanto riguarda i cittadini di questa bellissima città di utilizzare gli spazi all'interno dell'emiciclo e goderseli. Il messaggio di rappresentanza di tutti gli abruzzesi del Palazzo dell'Emiciclo è stato affidato all'attore e cantante Simone Cristicchi, direttore artistico del Teatro Stabile d'Abruzzo, il quale ha recitato un suo scritto sul messaggio di perdono della figura di Papa Celestino V. Le storie che racconto. E allora, questa sera insieme a tutti voi, chiedo aiuto a Celestino, che ci insegni ad abitare questo silenzio, che ci insegni ad essere semplici, che ci insegni la fatica, l'utopia e la bellezza del perdono.